Noi vi vogliamo fare un regalo, a voi che siete così sensibili al Natale. Noi vogliamo portare il Natale nelle vostre case attraverso una storia meravigliosa che ci racchiude l'essenza del Natale. Allora andiamo, grazie, a conoscere il canto di Natale. Lo facciamo con Simone Martino. Buongiorno. E con Paola Ferrari. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuti. Compositore, regista e coproduttrice, perché con voi entriamo in punta di piedi, e fra poco non in punta di piedi, ma entrerà veramente questo spettacolo qua da noi per il canto di Natale, che racchiude tutta quanta il sentimento e l'attesa del Natale. Esatto, esatto. Di che si tratta? Ma il canto di Natale... E chi siete voi, ecco? Allora, io sono Simone Martino, compositore e autore, e sono di Roma. E, ho scritto questo spettacolo nel 2015. È nato all'inizio perché io facevo volontariato all'interno di un'associazione Onlus Progetto Insieme, dove facevo spettacoli integrati, per cui io, lavorando nel mondo del musical, integravo ovviamente performer di musical insieme a ragazzi disabili, e facevamo spettacoli, e da lì ho scritto il canto di Natale, dove poi ho portato avanti e l'abbiamo prodotto in maniera professionale. Però sono contento da come è nato, e comunque è un bel progetto, è uno spettacolo che comunque ho nel cuore, perché rappresenta comunque tanto all'interno della storia di Dickens, per cui raccontiamo di tante situazioni, dalla favola del Natale, dalla magia, dalla possibilità del cambiamento, per cui da tante cose che comunque racchiude questo bellissimo racconto. Infatti io me ne sono innamorato anche del canto di Natale di Topolino, quello di famoso Disney, per cui dove io ogni Natale vedevo, mentre facevo l'albero, me lo vedevo sempre, perché comunque sia una storia veramente appassionante e ovviamente legata comunque alla magia del Natale, che sempre ci rende sempre tutti piccoli. E allora, Paola, prima di sentire anche te, perché tu hai coprodotto lo spettacolo, esatto, sei anche attrice, entriamo proprio nel vivo di questo spettacolo, assaporiamo l'atmosfera con Sei solamente dolore. Guardiamolo insieme. Vi sciolgo dalla promessa, Ebenezer. Possiate essere felici nella vita che vi siete scelto. Devo reagire a questo, perché non c'è ragione per piangere. Oggi finisce l'amore tra noi. Sento che non sarà facile. Io ti ho dato tutto il mio amore, perché tu sei così, sei solamente proprio tu. Non sei cambiata, sei sempre quella di un tempo. Ebenezer, non sono cambiata perché la mia anima è rimasta sempre la stessa. La mia giovinezza si è spezzata 30 anni fa, quando ero solo un'ingenua ragazza che credeva nell'amore. Ma a causa tua quell'amore è svanito, restando solo un'illusione. Non dirmi così, Isabel. Così mi ferisci. Come tu hai ferito me. Spero davvero che l'odio e il rancore che covi dentro la tua anima svaniscano al più presto e che tu possa ritornare ad essere lo Scrooge buono e sensibile che conoscevo un tempo. Ricorda, amore genera amore. Isabel, non te ne andare. Addio, Ebenezer. Non mi lasciare, Isabel.
ti prometto che cambierò. E abbiamo visto, il nostro applauso va a Francesca Marsi e Paolo Gatti. Paola, questo spettacolo, abbiamo visto, siamo entrati in punta di piedi un po' nell'atmosfera di uno spettacolo che trasmette anche dei valori, dei messaggi molto importanti. Eh sì. Beh, questa esibizione vuole unire due momenti estremamente importanti del musical, in quanto nella prima canzone che abbiamo sentito cantare da Francesca Marsi è il momento in cui lo spirito del passato mostra a Scrooge quello che è successo quando lui era giovane. Quindi da questo grande amore, lei nel momento in cui desidera sposarsi, approfondire la relazione, Scrooge invece preferisce scegliere dei valori meno importanti, quali i soldi, la fama, e quindi appunto si separano. E l'abbiamo voluto poi unire la parte finale in cui invece Scrooge, dopo che vede anche il momento del futuro, decide effettivamente di cambiare e quindi incontra nuovamente Isabel e le promette questo cambiamento che si spera effettivamente porterà a cose buone. E il tempo non solo del passato, dello spirito dei passati, presenti, futuri e passati, è uno degli elementi fondamentali. Ma a proposito di Scrooge, ascoltiamo insieme che cosa ha da dirci. Voglio farti diventare mio socio! Socio! Interpretare questo ruolo di Scrooge è una sfida e un privilegio nello stesso tempo, perché questo capolavoro tocca una tematica fondamentale, quella della scelta che ogni uomo ha, di vivere in un modo piuttosto che nel modo contrario. Da oggi poi sarò un uomo vivo, mai più cattivo. Vieni che ti spiego meglio. La cosa straordinaria è il cambiamento. Cioè Scrooge parte, diciamo, come un personaggio negativo, ma attraverso l'incontro con tre spiriti riuscirà a capire qual è il vero senso della vita. Quindi questo cambiamento è la cosa che più mi affascina. E Scrooge ci ha detto la sua, ci ha parlato di un altro dei temi, uno di questi è il tempo, l'abbiamo detto, la scelta, il cambiamento è un altro grande tema, e una delle tematiche sottese proprio al canto di Natale è l'attesa. Tema che per quanto ti riguarda, per quanto vi riguarda, ha tutto un sapore diverso poi quest'anno. Eh sì, decisamente. come si può notare, siamo in attesa. E hai mascherato abbastanza bene. Qua ci vuole un bel applauso. Camuffiamo. Sì, effettivamente è molto curioso, anche perché io appunto reciterò, e quale parte migliore se non fare la madre di Tim. Tanto che abbiamo anche cambiato delle battute proprio perché dovrò essere una donna in attesa, e quindi aumentano anche le preoccupazioni, no, per il futuro, le preoccupazioni economiche di questa famiglia. Per quanto riguarda me, sì, l'attesa ti porta, questo momento ti porta sicuramente a rivalutare tante cose, a rivalutare i tempi, i momenti. Proprio ieri un amico mi dice: ah, non vedo l'ora di vedere la mia, che anche lui sta aspettando una bambina. Io ho detto: ma sai che in realtà credevo di essere molto curiosa, in realtà è anche proprio bello, certo, questo aspettare, assaporare ogni momento, vedere il corpo che cambia, le emozioni, il turbinio, visto anche il periodo di produzione, che ovviamente è stato estremamente intenso. Abbiamo fatto tutto in 2 mesi. Eh sì. Con i ragazzi, professionisti e non, quindi è stato proprio decisamente importante attendere. E prima di sentire come lo stai vivendo anche tu, Simone, questo tempo di attesa, torniamo al vostro spettacolo, perché vogliamo vedere un'altra esibizione, e questa volta è un canto di Natale. Guardiamo insieme. Come potrei pensare di vivere senza di te, sorella mia?
A me basta il tuo affetto e poco altro per essere serena. Se nonna Isabel potesse vederci adesso, sarebbe orgogliosa di noi. Se siamo sensibili e buone d'animo, lo dobbiamo solo a lei, che ci ha insegnato il vero valore della vita. Mi manca tanto, ma so che ci protegge, ne sono sicura. La semplicità di chi vive come noi è la quotidianità che confonde la verità della nostra povertà. Un canto di Natale, era bello perché mentre lo riguardavamo insieme si vedeva negli occhi di Paola la commozione. L'avrei visto tante volte, sì. Ma ti fa sempre commuovere questo momento. Sì, sì, è impressionante. Questa canzone proprio arriva dritta al cuore. È una sorta di preghiera. Sì, esatto. No, no, è proprio bella poi vedere questo amore intenso tra queste due sorelle che si devono sostenere tantissimo in quel periodo difficile. Arriva. Simone, vogliamo dici anche tu come stai vivendo questo tempo di attesa? Ma io ovviamente lo sto vivendo in maniera quasi magica, per cui è una situazione molto bella, per cui chi non è felice anche soprattutto di un'attesa del genere, perché penso che sono delle emozioni che non si possono descrivere, non riuscirei manco a metterle in musica. Perché sicuramente... L'ha detto. Staremo a vedere per il momento. Chi lo sa che magari vi troviamo qua un giorno con qualcosa messo in musica. Ma sicuramente, una al mese. Vogliamo ricordare come, dove è possibile vedere fino al 30 di dicembre, esatto, il canto di Natale? Allora, Cinema Teatro Gloria di Montichiari, in provincia di Brescia. E dal 22 riprendiamo, facciamo 22-23, che facciamo la doppia, poi il 25, perché il giorno di Natale, il 26. E poi faremo per chiudere il 29 e 30 la doppia, e per cui vi aspettiamo numerosi. I biglietti si possono acquistare su cinemagloria.it, e qualsiasi cosa cantodinatale2023@gmail.com. E allora Paola, Simone, grazie per essere stati qui da noi, auguri per la vostra bambina. Grazie, vi aspettiamo in tre. Esatto, volentieri. Assolutamente. E in musica. Con la playlist. Esatto. Assolutamente. Grazie ancora. Grazie.